Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrò vedere, come vi ho detto su sull'altro video, che come impara a mettere la sella. Sotto sella e il morso, vabbè, e la biglia, ve l'ho fatto vedere sul video precedente. Allora, il sotto sella si mette all'altezza della spalla. Qui la spalla, vedete? All'altezza della spalla si mette così. Vedete, qui all'altezza della spalla, qui come comincia, qui si mette sotto sella, poi aspettate ragazzi che ragazzi, e questa va messa sempre sopra all'altezza sempre della no, la spalla. fermo la, se la sottosella sottosella porca troia del sottosella, devo rimettere ragazzi perché la sottosella si è levata. Allora, sempre l'altezza della spalla. Poi questa qua, anzi per la spalla, poi la sella all'altezza della spalla. Io mi metto sul tratto adesso il filo. Poi io devo guidare, poi ci dopo andiamo lì dove stanno le vacche e facciamo tipo un circuito per far che ci guidiamo. E se tu mi fai figa tanto qui stringe, poi che fa il video, vuoi fare il video? Il telefono sta laggiù, vabbè dopo facciamo delle corse, sì. Adesso questo è il video mio. Tu quando facciamo le corse metti questa sella? Questa qui c'è, oh porca cosa, mi sono fila ragazzi. Come stringere qua, poi infilare qua dentro. Ah, ma mi metto da me. Beh, mettete la tua sella, non so dove legarla. Adesso fa il video, mettete. Allora, finisce. Ok ragazzi, la sella è infilata. Raga, sto a cavallo. Bene. Questo è il box, adesso qui vieni Koji, ragazzi qui c'è Best Player con il suo cavallo, vai adesso fammi vedere, no fermo. Il cane è fighissimo, che è giù il cane. No, dov'è? Bella raga, adesso vi farò vedere Best Player con il canale e vi farò vedere come va a cavallo, perché abbiamo aperto un canale, un nuovo canale, se volete scrivere anche su questo, che si chiama Lolle Goci Scuola di Equitazione, che vi impareremo come andare a cavallo e vi impareremo. Faremo nuovi video, tipo due video ogni un video ogni 2 giorni.
e un video ogni 2 giorni, in modo che vi impareremo, che ne so, come andare, come mettere la sella, come andare a, come mettere la briglia, come posizionarvi, mettere il dito alla schiena. Oggi faremo vedere solo quando, solo best player, solo come andare a cavallo. Go, ci aspetta, posizionate. Mi devo mettere in piedi, raga. Due, pensa un po'. Lì che se no casco, Dio cane. Vabbè, raga. Ok, raga. E stiamo andando a cavallo e volevo farvi vedere best player come va. Lui è, cioè, ha fatto delle corse e è stato quasi sempre quinto. E solo che con questa cavalla, che io ho il maneggio qua, e con questa cavalla la usiamo giusto così per fare video, oppure perché adesso queste calle sono le uniche buone, perché gli altri non sono domati e ce ne sono tipo 10. Quelli buoni sono solo questi. E vedete lì ci sono i box. Questo qua è da passeggio, così. È da passeggio per fare video. Che usiamo io e lui. Sono troppo. Siamo un arabo e un frisone. E però non lo facciamo vedere sui video perché sono dei cavalli. Cioè non vogliamo farli vedere sui video. Anche gli altri, perché sennò vi ho paura che. Ebbè, insomma. Adesso. E voglio far vedere come andare a cavallo io, perché sono da tipo 6-7 anni che vado a cavallo, lui invece 4, e quindi queste playe vi farò vedere come andare, cioè vi farò vedere come vado io. Adesso vi faccio vedere come voci, portami, che vi faccio vedere come cammina i carabinieri, cammino dei carabinieri. Così? Così va. Ma andiamo a fare una passeggiata. Così lei ha detto una quando ogni volta che passi. Quasi finito, ragazzi, perché sulla prossima facciamo sul prossimo facciamo vi impariamo come non so come dire, che ne so, dei passeggiate facciamo. Delle passeggiate oppure come dei ostacoli facciamo, degli ostacoli, oppure sul prossimo video vi insegneremo come si fa a camminare col cavallo, sì, oppure come posizionarvi. Allora, intanto adesso vi faremo vedere delle cose che si imparano subito per andare a cavallo. La prima cosa dopo. Poi facciamo vedere mano a mano le cose molto più difficili, più facile e difficile. Allora, intanto per andare a cavallo bisogna dare le botte così. Guardate, ragazzi, adesso è molla. È molla senza mani. Adesso do la botta così e cammina. Poi per farla correre così. Guardate. Allora, ragazzi, dovete dire una cosa fondamentale. Allora, la cosa fondamentale è quando si andate da soli, quando tuo amico vuole correre e tu no, tu devi stare sempre sopra il cavallo, devi tenerlo fermato. Che ne so, lui corre e tu e lui sta fermo per prendere un cane o qualche un vitellone, devi tenere sempre con tutte le mani così. No, perché loro iniziano a correre, guardate. Poi faccio vedere, vai piano Lore, guarda, io lo lascio, guardate, ragazzi, senza mani sto. Guarda, leva, piano piano. Vedete? Subito devi acchiapparla. Tirare, vabbè. Invece adesso io vado a prendere un laccio. Stop, ragazzi,
No, ragazzi, perché non, non ho trovato i materiali, perché suo padre ha dato a fare una cosa con questa roba. Adesso farò vedere come salire al volo. Aspetta, tipo, salire al volo è una cosa fondamentale, perché se, la cavalla ferma. Se la cavalla scappa? Allora adesso ferma. Vabbè, vabbè. È normale. Così. Pure così. Però visto che noi abbiamo la sella così, noi solo mettiamo il piede. Mettilo, mettilo. Aspetta, raga, ho cercato la cacca. Vabbè. Così. Mette prima di tutto la capezza sopra qui. La reggete con tutte e due le mani la staffa. Sul pomello la di una botta. La sella deve stare sempre stretta. Perché io pochi giorni fa non ho fatto il video perché sono cascato con quella gamba, una botta forte e sono caduto. E adesso vi farò vedere. Ragazzi, se la cavalla inizia a correre senza la sella, lui dovete subito No, dovete solo subito fare. Adesso vi farò vedere come andare sulle montagne. Non marcia, no, dovete andare sulla faccia. Chiuso, raga. Ecco qua. Il video finisce qui e, e la prossima volta vi faremo vedere come, come fare delle cose molto per andare a cavallo. Che ne so, la prossima volta, aspetta, decidiamo. Che vogliamo fare? Prossimo video? Facciamo una passeggiata. Prossimo video è una passeggiata. Ok, raga. Prossimo video è una passeggiata, però no, dobbiamo... Ragazzi, facciamo in casa tua perché lui c'ha il giardino grande. Sì. Qua oppure qua? Quinto, andiamo sulla strada. Sì, quarto o quinto video andiamo sulla strada perché devo stare più a dovete. Oppure se volete contattarmi e andare su tutti i commenti e ci sono il numero mio e suo. Se volete contattarti c'è il maneggio. No, se volete sulla descrizione. Sui commenti e dovete scrivere, io scrivo il numero mio e suo. Ah, il primo è il mio, che inizia con 334, e il suo invece è 333, inizia. E quindi mettiamo sotto i commenti, volete chiamamento, siamo quasi sempre insieme. Se chiamate, ci contattate. E se volete fare, se avete un cavallo, volete venire a fare una passeggiata, ci chiamate e venite, dipende dove state. Io sto a Canale Monterano, e quindi se volete, se sarà a Canale Monterano, potete anche venire a fare una passeggiata con noi. Se invece non volete venire, noi invitiamo, se volete venire, ci chiamate con questi numeri. E noi rispondiamo. Ok, raga? Bella a tutti.